appassionati delle due e delle quattro ruote, eccoci pronti per la nuova puntata del settimanale Tutto Motori. In apertura, spazio al sesto Rally Terra Sarda, Città di Arzachena, Rally della Gallura, Anglona e Bassa Valle del Coghinas, valido per il Sardegna Rally Cup, organizzato dalla Porto Cervo Racing e dalla Mediterranean Team. Nel secondo servizio la motocavalcata Rosas Hard Race, organizzata a Narcao dal Motoclub Sbarbitour Sardegna. Nel terzo servizio, a Iglesias, in occasione della presentazione dell'ultima opera editoriale di Nello Alfano, abbiamo intervistato Tonino Cossu, protagonista con la sua Honda Civic nell'International E-Climb Cup. Nel quarto servizio ci spostiamo a Cala Mosca, dove è andata in scena la seconda prova dell'Enduro Sprint Vintage Sardinia Trophy. Da Cagliari vi portiamo ad Alghero per l'anticipazione della 56esima cronoscalata Alghero Scala Picada, organizzata dall'Automobile Club Sassari. Gli organizzatori della Porto Cervo Racing e della Mediterranean Team stanno lavorando alacremente per regalare ai tanti appassionati una sesta edizione di alto livello. Il Rally Terra Sarda, Città di Arzachena, Rally della Gallura e Bassa Valle del Coghinas, valido per il Sardegna Rally Cup, si svolgerà il 25 e 26 novembre. In occasione della conferenza stampa tenutasi a Porto Cervo, nella Sala Smeralda del Cervo Tennis Club, abbiamo intervistato alcuni protagonisti. Noi ci siamo costituiti come cooperativa nel 2016 e il nome Envision è una parola inglese che evoca grandi cose, visioni, realizzazione di un sogno. Se vogliamo tradurla in italiano potrebbe essere la Sardegna che vorrei o la Gallura che vorrei. Diciamo che la nostra cooperativa a chi si rivolge? Si rivolge a piccoli attori del territorio che però lo fanno grande. Si rivolge a piccole strutture ricettive caratteristiche, ad agriturismi, a ristoranti, a cantine, a guide turistiche, ad artigiani e ovviamente a produttori e a quelle professionalità dell'arte e della cultura che si vorranno avvicinare. Ovviamente è importante che tutti siano uniti da uno spirito di collaborazione, che poi è stato anche un po' il tema che abbiamo ripreso qui in questa presentazione del Rally Terra Sarda. A sentire dalla quello che è stato detto oggi riguardo il percorso della gara, devo dire che è qualcosa di interessante perché si ripropongono finalmente, devo dire, due prove assolutamente inedite e quindi sarà un motivo in più per confrontarci, insomma, su prove sulle quali non c'è la conoscenza da parte di tutti gli equipaggi, come è accaduto in questi ultimi anni. La domenica sono le classiche prove che si svolgono ormai da due o tre edizioni. Ma l'aspetto più interessante è che pare che ci sia una folta pattuglia di piloti con macchine altamente performanti che quindi possono competere per la vittoria assoluta nella gara. Questo è uno stimolo in più per me, ma penso anche per gli altri, per far bene. Siamo contenti di questa novità, partenza da Tempio, arrivo ad Arzachena, una gara nazionale che ha due location così importanti, era da tanto che non si vedeva, un grosso sforzo, ma siamo anche convinti che in questo modo daremo rilievo a tutto quanto il territorio della Gallura e non solo, perché poi arriveremo fino in Anglona con la prova di Santa Maria Coghinas. Quindi un bel pomeriggio a livello agonistico il sabato 25 con le macchine che andranno da Aglientu a Trinità da Gult, poi andranno giù, varcheranno il confine che ci separa dall'Anglona facendo la prova di Santa Maria Coghinas, rientrando a Tempio, e sarà una giornata bella piena con l'arrivo finale ad Arzachena la sera della prima tappa intorno alle 21. I piloti avranno fatto un bel po' di chilometri, due prove molto insidiose, una stretta e tortuosa e l'altra molto veloce, simile un po' al percorso quasi di una pista nella parte centrale, sarà assolutamente vietato sbagliare. La differenza la potrebbe fare la situazione climatica. Noi per un fatto di comodità speriamo che ci sia un tempo buono, ma il 25 di novembre il clima potrebbe anche essere piovoso e allora da parte dei piloti ci vorrà ancora più attenzione. La seconda giornata ripropone delle prove classiche del Rally Terra Sarda, perché avremo la prova di Sant'Antonio di Gallura a Aglientu con più un ultimo chilometro 3 che ci porta fino in paese,
situazione tipo Corsica con le macchine che arriveranno in piazza a fare il controllo stop, con dei begli spazi, diciamo, all'ingresso del paese dove disporre il pubblico per vedere le ultime fasi della gara, e poi la prova classica di Portocervo, quella che abbraccia Pantoggia, Biadori e la zona del Pevero Golf, con tantissime curve. Speriamo che nessuno decida di centrare uno di quei portoni che costano un patrimonio, perché quello ci fa preoccupare. Avremo tanti operatori sul percorso, ma contiamo anche che un pubblico ben abituato a questo tipo di manifestazioni in gallura dia ascolto ai consigli che daremo, in modo da finire la manifestazione in sicurezza e con grande soddisfazione di tutti. Penso proprio che sarà un'ottima gara, e daremo un buon prodotto tecnicamente ai piloti, e sicuramente ci saranno delle grandi ricadute per il territorio. Le bandelle sono quelle... Quanti chilometri? Chilometri circa 10. Circa 10.000 metri di bandella, che saranno distribuiti sui due lati delle carreggiate, nei luoghi dove noi decidiamo di segnalare ai piloti dei luoghi pericolosi, o dove la bandella stessa riporta delle scritte che danno zona vietata, in modo che il pubblico capisca, leggendo queste segnali inequivocabili, che lì non deve stare. Ci sono tanti posti belli dove si può stare, ci sono alcuni posti dove non si deve stare. La bandella ci aiuta molto a creare la sicurezza della gara.